Mamma nuda su OnlyFans, la scuola dei figli la via, meglio se non parli con i bambini. Scuola e OnlyFans, un rapporto difficile. Dopo il caso della studentessa cacciata da scuola. È una mamma a portare la sua testimonianza. Victoria Triece, 31 anni di Orlando. Ha raccontato cos'è successo nell'istituto dei figli, dove la sua presenza è stata ritenuta di troppo, a causa della sua attività online. Nell'ottobre del 2021, mentre si dirigeva a scuola per partecipare alle preparazioni della festa di Halloween, la donna è stata contattata dal preside che la informava che per decisione del consiglio scolastico è meglio se non interagisci con i bambini. Il motivo, dice la modella di OnlyFans, erano le sue foto hot pubblicate sulla piattaforma online a pagamento. La donna, dopo un momento di sconforto, è passata all'azione e ha deciso di fare causa alla Orange County Public Schools di Orlando, chiedendo il diritto di impegnarsi nuovamente nel lavoro di volontariato per gli eventi scolastici dei suoi due figli di 7 e 11 anni. Non era il mio lavoro, ma lo facevo con molto piacere, prendevo molto sul serio tutte le attività scolastiche, ha detto la 31enne al Washington Postale. E poi ti viene detto, ehi, non puoi essere più qui. E come? Ora cosa devo fare? Quella era la mia vita. Quello che fa Victoria fuori dalle attività scolastiche, e che non riguarda strettamente la scuola o i bambini, sono affari suoi, altrimenti nessuno di noi sarebbe più libero di fare ciò che vuole, ha detto il suo avvocato Mark Negeim. Bo to slam, că și pești mari sunt slabi, balotez pe tot slam. Spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint. Mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind. Spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa e betonul, underground, 97 am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu. Așa e, și zici că stom for, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gang.